Cityringen è la nuova linea metropolitana che unirà tutta la parte centrale della città di Copenaghen e di Frederiksberg, che attualmente è sguarnita di un sistema di trasporto pubblico metropolitano. Sarà costituito alla fine da 17 stazioni, tutte in sotterraneo, da 4 pozzi di servizio e da un centro di controllo e deposito dei treni. Le stazioni sostanzialmente distano un chilometro e mezzo l'una dall'altra, una lunghezza totale diciamo di circa 15 km, con una velocità media di 40 km orari. Ugualmente i treni sono composti di 3 cabine e hanno una elevata frequenza di trasmissione. Parliamo di circa 3 minuti da un treno all'altro. Trevi è qui per svolgere, diciamo, tutte quelle attività che sono correlate alle opere di fondazione che fanno parte del Cityringen in qualità di subappaltatore del consorzio Copenhagen Metro Team, CMT. Le tecnologie che Trevi qui ha pensato di utilizzare, poi ha utilizzato, sono legate sostanzialmente all'esigenza di raggiungere profondità diverse nelle stazioni. La linea di demarcazione che ha definito l'uso di una tecnologia dall'altra è quella dei 28 metri. Diciamo perché tutte le stazioni per le quali era necessario, sufficiente arrivare a queste profondità, si è scelto di usare la tecnologia a pali seccanti, CSP, mentre per tutte quelle opere, quelle stazioni oltre i 28 metri di profondità, la scelta è ricaduta ovviamente su sistemi di tipo fresa. La geologia di Copenaghen è abbastanza, diciamo, uniforme in senso lato e si compone sostanzialmente di una parte superiore di materiale alluvionale che è composto da strati di sabbie, limosi, argille, di origine glaciale, all'interno del quale poi abbiamo come sorpresa la presenza di trovanti che in genere sono di dimensioni comprese fra i 30-40 cm fino oltre al metro. Al di sotto dello strato, diciamo, glaciale abbiamo poi il banco di calcare su cui sorge Copenaghen, che ha caratteristiche, diciamo, variabili a seconda della profondità. La cosa più importante è che all'interno di questi strati di calcare esistono strati, straterelli più o meno grandi, da qualche centimetro a qualche metro, di un materiale estremamente difficile da attraversare che è sostanzialmente una selce, quindi quarzo, e che qui viene chiamato comunemente flint. La prima fase per la costruzione dei pali in CSP è quella di costruire le coree che servono per centrare e allineare la serie dei pali. La seconda fase è il posizionamento della macchina e del casing, molto importante per conseguire la verticalità del palo. La perforazione avviene tramite la rotazione inversa e indipendente delle due rotary, quella del casing e quella delle trivelle. Il getto viene controllato dal sistema DMS, che assiste la risalita dell'elica in funzione dei metri cubi di calcestruzzo iniettato. Con la conclusione del getto, tramite l'estrazione del casing e delle eliche, procediamo all'inserimento dell'armatura.
In aree metropolitane come Copenaghen, il metodo CSP, rispetto a un palo trivellato, è una metodologia pulita, senza scarti di lavorazione. La necessità di eseguire diaframmi strutturali anche fino a 45 metri è stato deciso di utilizzare la tecnologia dell'idrofresa. Il ciclo di lavorazione prevede una serie di fasi. All'inizio viene eseguito un prescavo fino intorno ai 3,50 m per permettere l'innesco della pompa del fango. Lo scavo avviene tramite la rotazione delle ruote dotate di picchi che frantumano il terreno e la roccia. Durante lo scavo la pompa aspira il fango e lo manda al dissabbiatore. Il dissabbiatore pulisce il fango e lo rimanda allo scavo. L'operatore controlla la verticalità dello scavo in tempo reale tramite il DMS che garantisce la verticalità del pannello. Al termine dello scavo, il fango viene sostituito con un altro fango avente caratteristiche ideali per l'esecuzione del getto del calcestruzzo. La gabbia d'armatura, composta da 4-5 spezzoni, viene giuntata e calata all'interno dello scavo tramite una gru di servizio. Completata la posa della gabbia, viene posizionata una pedana in testa allo scavo e viene inserito un tubo getto attraverso cui viene gettato il calcestruzzo. Nonostante la complessità dell'opera e delle difficoltà della geologia del terreno di Copenaghen, stiamo ottenendo con l'idrofresa ottimi risultati. È chiaro che di fronte a situazioni particolari di presenza di terreni estremamente duri, si è presentato subito il problema di come poter attraversarli e in che modo, perché sia per quanto riguarda il sistema pali seccanti, sia anche per quanto riguarda i sistemi fresanti, limiti di durezza di 4.000-7.000 kg rappresentano un ostacolo direi quasi insormontabile e che abbiamo dovuto affrontare in modo completamente diverso. Come abbiamo superato il problema del FLIM? In modo direi abbastanza semplice, è stata giusto l'applicazione di un'idea che è stata semplicemente quella di sfruttare il punto debole di questo materiale, che è la fragilità, per cui la percussione di strati di flint mediante elementi di elevata potenza ha permesso la frantumazione del materiale e quindi ha consentito alle frese e al sistema CSP di attraversarlo con una relativa facilità. Il controllo qualità si occupa del controllare le lavorazioni che stiamo eseguendo, quali pali e diaframmi e lavori di piccola perforazione, quali jet grouting e micropali. Il controllo qualità si concretizza nel verificare materiali che adottiamo in cantiere, quali calcestruzzo, cemento e armature di pali e diaframmi, e nel verificare la verticalità delle nostre lavorazioni. Anche in questo progetto Trevi ha dimostrato di saper lavorare con alti standard di controllo qualità e un ottimo rapporto e fiducia nei confronti del cliente e del main contractor. Trevi è un'impresa fortemente focalizzata sulla sicurezza e il suo principale obiettivo è quello di non avere alcun incidente nei propri cantieri. Nessun incidente in cantiere vuol dire che il lavoratore è sempre al centro dell'attenzione, che la sicurezza è sempre al primo posto e che il posto di lavoro deve essere un posto sicuro dove portare a termine i propri compiti sempre e in qualsiasi condizione. Per raggiungere questo obiettivo, Trevi utilizza due strumenti fondamentali, la prevenzione e la condivisione. La prevenzione si realizza attraverso la valutazione dei rischi e l'implementazione di azioni di mitigazione del rischio. La condivisione si concretizza in formazione e informazione a tutti i livelli aziendali, dall'operaio al top management,
Queste linee guida, inserite nel contesto dei cantieri del Sitringen di Copenaghen, implicano un sostanziale sforzo nelle attività di coordinamento, nella prevenzione e nella condivisione in tutti i siti. Argomento non meno importante in cui Trevi investe molte energie è la mitigazione dell'impatto ambientale. Per Trevi, sicurezza e ambiente sono e rimangono valori imprescindibili. Il cantiere di Copenaghen è per Trevi sicuramente una grande opportunità dal punto di vista tecnico, ma ritengo che sia anche un grosso successo per le difficoltà che sono state affrontate, superate, ma anche dal punto di vista umano è tuttora un'esperienza importante di integrazione e per aver, credo, dimostrato sempre e tuttora una grossa combattività, una grossa tenacia nell'affrontare, nel risolvere, nel cercare di portare a termine i lavori nel modo migliore e nei tempi previsti.